abbandonato questo filone, sfida oggi la festa di Sam e quindi è anche un atto di coraggio. Però Romano, vi ricordate, aveva iniziato un filone diciamo poetico con canzoni di Dieri e dei nostri poeti, poi c'era stato il Romano un po' diciamo folk che faceva tarantelle, adesso c'è questo ritorno, questo improvvisato, questo compito di presentarlo. Questa non è una serata, non era una serata programmata, non è una serata che fa parte del programma dell'amministrazione comunale, è un omaggio nato spontaneo che i nostri musicisti regalano al paese, come avrete letto da qualche parte. Bravo! E quindi no, è un omaggio, ed è un omaggio particolare perché il repertorio di questa sera è dedicato anche ai nostri scrittori, ai nostri poeti, quindi ci saranno canzoni. Sì, aveva abbandonato questo filone, sfida oggi la festa di Sam e quindi è anche un atto di coraggio. Però Romano, vi ricordate, aveva iniziato un filone diciamo poetico con canzoni di Dieri e dei nostri poeti, poi c'era stato il Romano un po' diciamo folk che faceva tarantelle, adesso c'è questo ritorno è Romano che cantava sempre all'impiedi, come Battiato stasera canterà seduto, quindi abbiamo anche questa novità assoluta del Romano seduto. Oh, bip. Quando artista Romano. E quindi adesso in questo che è diventato un po' il nostro salotto estivo, ascolteremo vari testi che sono dei testi scritti, alcuni sono dei testi che sono stati tramandati oralmente. Un suggerimento prima di chiudere, Romano, su internet c'è pure la canzone di Michele Uddia, A vita di un giornataro. Siccome la cantava a voce senza musica, sarebbe bello se tu la musicasti e ci regalassi questa nuova chicca del nostro paese. Grazie a tutti per essere qui. E ringrazio, questa serata è stata fortemente voluta anche da dottor Aschella. Lui parte tra 2 giorni, 24 ore, 48 ore, però ci teneva quest'anno ci teneva particolarmente a regalare qualcosa al paese. Bravo, quindi bravo. Buona serata a tutti, Romano, Francesco e Totò. Grazie. Canto seduto perché mi viene più comodo leggere i testi, perché sono brani che io è da 10 anni che non mi cantavo, per questo canto seduto. Thank you.
passo, fino a che capito non posso. Dai, via le lingua di te corpo, e una catena d'azzardo. Sai quando ti fanno mia via, quando c'è un mondo che non tu mai. Sai quando ti fanno mia via, quando c'è un mondo che non tu mai. Bravo. Allora, questo testo è stato scritto da Giuseppe Rieti, come pure il secondo brano che vi faremo ascoltare, che porta il titolo U Tempo Vola. Thank you.
si ti pregurisa. E quando veni santa di miglia, la sciocca di puma, la russa gli anni, la sciocca di puma, la russa gli anni. Euforia. 3-4 anni fa mi cercava Franco Reitano, mi disse, dava 6 mesi che ti cerco, nel fratello di Mino Reitano. Mi telefona e mi dice: tu sei Romano Scarpone? Ora si stava dicendo come Anzio Macano. Euforia l'hai scritta tu, parole e musica. Certo, mi disse, allora se te lo dico io, te lo dice uno dei più grandi cultori della musica popolare calabrese. Ufoliaro è una tra le più belle canzoni della musica popolare calabrese. Poi ci siamo incontrati, gli ho dato 45 brani miei all'edizione Reitano, mi seguiva nei concerti, è uscita una collana di musica popolare con la Gazzetta del Sud, dove sono usciti tra gli altri artisti circa 30 brani miei che sono stati incisi dalla Reitano edizione. Penso che la conoscete tutti, potete pure battere mani, piedi, quello che volete. Sempre puro, suici, pulici,
cerchiamo di toccare un po' tutti i poeti che io ho musicato i loro versi. Questa, mi ricordo, l'abbiamo scritta io e il buon'anima di Carlo Rossi. Capirete l'umorismo di Don Carlo, che è sempre vivo nei nostri ricordi. E dice: facciamo una sui turisti, perché tra l'altro i turisti poi erano e sono sempre i parenti nostri che ci vengono a trovare dal nord. E Don Carlo diceva: ma te corgisti, che chisti, svegliano. Io ospitavo in tutti i maniere, poi si davano e non descrivono manco una cartolina. Ed è la verità, se ci facete caso. Quando la strada veste agli porti, si presentano i così storti. Chi sono i così storti? Ora vi dico, ma quanto prima non resta più l'ufficio. Parenti, turisti, vicini e lontani, si mettono su prefica, come ficcanti. Aspettate che non parlo. Per salutare anche Vince, l'avevamo dimenticato prima durante la presentazione. E poi un annuncio: canterà anche una persona che è in questo momento tra il pubblico, però è una sorpresa. Un testo troviamo, eh? Quando la strada è stata morta, si presenta così storti. Chi sono i così storti? Ora vuol dire, quanto prima non resta più un filo. Parenti, turisti, vicini e lontani, si entrano come lati, sopra i campiani, saltano santeri, vicini e lontani, e se fottono se si spinano di mani, arrivano a casa svenzarata. Gli amori, puruse di notti, di gente, compagni in casa, capricorni e sopprezzati. Si vincono l'autostrada laterata, quindi fottono tutta sopprezzata. Ma quando tutti quanti rincasati, ricordatevi di tutti sti mangiati, e scriviti almeno una cartolina, se no assicuro la prossima strada, manco un finto un provare. Ciao.
conservi. Bene, caro. Non devi bere, Francesco, se tu bevi, non devi no. Bere. La voce è il figlio non birra, non birra che non birra, nei miei arrangiamenti non poteva mancare, e non è solo questo brano, io ho arrangiato svariate poesie al nostro sindaco Domenico Stranieri. Questa che vi faremo ascoltare porta il titolo La cosa sua nostra. Passiamo alla corrida.
organizza, la caccia una casina. Diritti e
Grazie. Sono un bambino. Il prossimo brano è stato un grande successo, porta il titolo Palumpa Bianca. Questo brano l'ha scritto Francesco Papaluca, un bravissimo paroliere. Abbiamo fatto tanti lavori assieme, ha scritto pure per Sanremo Papaluca. Thank you.
ammazzare la palomba, ammazzare questo mambo. Ma io non te ne sei un mambo con la palomba. Ma io non fece mamma, mamma, quale mamma? Vogliamo la vecchia versione? Romano, mi sta provando così. No, a mambo no. Allora, onde abbiamo con te o con Peppino? C'è scritto. E poi la rifaremo nella versione originale. Che mamma. Okay. Questa non è Cino, mamma. Però volevo un peppone. Però, ora invitiamo Francesca, che è una ragazza qui tra di noi, che ha una bellissima voce, ha partecipato a concorsi nazionali, suona in vari posti a Roma, ma invitiamo che ci vada ad ascoltare due brani, così io mi riposo lungo con questo lungo. Prova musica, ci vediamo giovedì, no? L'età avanza e a seggio mi serve pure a venire. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Romano che mi ha dato questo spazio, il sindaco, tutto il suo staff e voi che mi conoscete. È sempre un'emozione, io sì, ho cantato, ma non importa dove, importa quello che esce quando canti, perché quando una persona canta tira fuori quello che ha dentro. È vero, sì, e la voce trasmette emozioni, no? Se tu stai bene, fai del bene. Se tu sei triste, puoi trasmettere attraverso la tua voce lo stato d'animo. Questo è quello che mi ha insegnato la mia insegnante quando io rincorrevo la tecnica. Ho imparato che la vita è fatta di cadute, di risalite. Così nei vari posti dove ho cantato mi sono esibita poi servendo il mio Signore col gospel. Ringrazio Dio per il talento che ho. E stasera mi fa davvero, sono emozionata, per me è un piacere, è un onore ed è un dovere. Spero vi allieti il cuore. I'm
pezzo di Otis Redding. Mi dovuto, scusa, la pancia non si comanda, ho dovuto mettere per forza un pezzo afroamericano. Thank you.
Romano, a onde sì. Facciamo ancora un applauso a Francesca, bravissima. Adesso noi faremo due pezzi di afro calabrese. Thank you.
Perché? Questo è il bello della diretta. Qual è vero? Questo è samba, Allora, questo brano è un altro testo del dottore Rossi che porta il titolo Vita d'onesto. Ma come era piccinino, compare, sei io. Samba da Rio Grande.